Se scelgo tra il mio mezzo privato e il trasporto pubblico, non ho dubbi, è più economico, mi porta più velocemente a destinazione. Questa è la grande sfida. A quel punto, il fatto di pagare il biglietto diventerà una conseguenza. Io sono più per una legalità conveniente che per una legalità imposta da sanzioni. Partirei subito dalla dichiarazione che ha fatto quando è arrivato in ATAC, cioè che a Roma bisogna dare il trasporto pubblico che merita. Quanto siamo lontani, secondo lei? A quella dichiarazione ho fatto seguito con dei propositi che poi si sono realizzati. Primo tra tutti, quello di tenere saldamente all'obiettivo che in quel momento era quello più sfidante. ATAC era una società in concordato e non aveva ancora erogato un euro ai suoi creditori, perché il concordato era stato omologato, quindi il piano era stato già varato, ma doveva essere eseguito. Il debito era miliardario qualche anno fa, 1,5 miliardi. Qual è stato il momento più difficile di quella procedura e come si è arrivati al risultato di dicembre? Il momento più difficile è stato proprio i primi 6 mesi, quando c'era da scegliere se rifare tutto da capo perché si erano sgretolate certe colonne, no? Su cui poggiavano le certezze, quella di vendere degli immobili e fare addirittura delle plusvalenze. Forse si pensava che nessuno comprasse più un immobile a Roma, quella di incassare dei crediti, quella di avere liquidità in eccesso dalla bigliettazione che stava andando fino a pre-Covid, era, diciamo, ridecollata. E quindi la criticità è stata sicuramente quella di credere nel fatto che il biennio, insomma, 2 anni e mezzo che mancavano alla esecuzione, fosse sufficiente per recuperare. Lo è stato, grazie all'aiuto di tutti, grazie all'aiuto di tutta la squadra, grazie all'aiuto anche delle due municipalità, prima la sindaca Raggi e poi il sindaco Gualtieri, che nella fase finale ha dato una grossa spinta alla conclusione positiva del concordato. Stiamo parlando della gestione di una società gigantesca, per se si parla di aziende di trasporti, perché ha numeri. 11.000 dipendenti che, insomma, ne fanno la più grande d'Europa, tra i più grandi d'Europa per numero di dipendenti. E poi abbiamo 1.300 km² di esercizio, che sono più o meno come tutte le città, i principali capoluoghi d'Italia aggregati. Quindi tutti coloro che chi fa trasporto sa che questa è la città più difficile. È anche da sottolineare che il concordato non era l'unica sfida. Grazie alla direzione generale di Alberto Zorzan sono in piedi una serie di progetti che verranno sicuramente realizzati, perché sono quelli di infrastruttura, cioè recuperare tanti anni di ritardo nello sviluppare infrastrutture, nel rinnovare le infrastrutture e nel mettere anche su strada nuovi mezzi, sia di superficie ma anche treni, sono quelli che nelle metropolitane, intanto che se ne costruiranno altre, che si completerà il percorso della metro C. Qual è il ruolo della politica e come si declina questo nel caso di ATAC in particolare, nel caso di una città particolare come Roma? Dal mio punto di vista, il ruolo della politica di indirizzo, indubbiamente, comunque, ed è stato ed è un rapporto, cioè, di lealtà rispetto a un mandato ricevuto. Questo momento è un momento per tutti, ma anche per questa azienda fondamentale, perché le risorse del PNR e del Giubileo, che coincidono e su Roma sono importantissime, faranno veramente la differenza rispetto a quei ritardi infrastrutturali di cui dicevamo, perché ora le risorse ci sono e anche i progetti sono in via di realizzazione, sono proprio già in via di esecuzione. Se ne parla come se abbia una grandissima libertà di scelta rispetto al passato, è davvero così? Il fatto che ATAC oggi, con i suoi contratti rispetto al socio pubblico, abbia il 35% dei ricavi che viene preso dalla bigliettazione, che deve essere incassato dai biglietti, ci sta a dire che questa deve essere una società che si deve gestire come una società privata, perché deve essere efficiente. Se l'obiettivo è quello nella società privata di fare profitto, no? E comunque gestire in maniera efficiente per arrivare a quell'obiettivo, quello va sicuramente
anche in una società come questa perseguito. Quali sono state le competenze secondo lei necessarie? Il ricorso a uno staff di fiducia, di consulenti che nelle varie competenze legali, commerciali, di comunicazione anche, mi sono stati vicini, mi hanno aiutato in questo percorso. Abbiamo recuperato la possibilità di parlarci chiaramente e di comprendere che tra la governance e la realizzazione di un trasporto in una città grande come questa ci devono essere tanti uomini che remano dalla stessa parte, che hanno la convinzione di volerlo fare. Ecco, che ruolo avranno le competenze adesso? Conteranno sempre di più, perché ci sono nel management, che nel frattempo, ecco, la direzione generale ha avuto nei mandati che il consiglio d'amministrazione immediatamente gli ha dato, quello di implementare alcuni ruoli che erano vacanti. Si sono dovute ridecollare anche certe ricerche di ruoli che vanno rafforzati. Parlavamo prima del PNRR e del Giubileo. Queste opportunità cosa significheranno per ATAC come società? Finanziamenti e investimenti in una società come questa, dove le infrastrutture non sono di proprietà, altra cosa che è importante dire, sono di proprietà del socio, nella gran parte. Poi noi compriamo qualche autobus, anzi diverse centinaia di autobus in questo percorso li abbiamo comprati in autofinanziamento anche durante il piano concordatario, però la maggior parte sono investimenti pubblici che quindi vanno finanziati. Il PNRR e il Giubileo sono proprio la garanzia del fatto che questo accadrà. Infatti ci sono gare che stanno decollando su treni, infrastrutture importanti, alcune tecnologie forse siamo stati i primi ad adottarle, e su tutta la flotta oggi si può pagare con la carta di credito, il famoso tap and go. C'è stata anche, parallelamente alle difficoltà del Covid, il fatto che nel 2018, sì, quello era proprio stato il picco, ATAC, in virtù di una serie di fattori, ha avuto 49 casi di incendio. Oggi, grazie a tutto quello che è stato fatto, nel 2022 gli incendi sono diventati 3, con un'incidenza veramente minima e anche al di sotto delle medie. E questo è stato l'effetto del rinnovo della flotta e di una particolare attenzione che è stata posta su tutto il tema, perché sono più di 1000 già entrati in flotta, e quindi l'età media degli autobus che circolano con quest'anno saranno fuori tutti quelli che sono sostanzialmente più vecchi di una dozzina di anni, insomma, che sono gli Euro 3. Se ci fosse un numero, una cifra, qualcosa che lei si pone come obiettivo per migliorare il servizio di ATAC, quale sarebbe? Quella di arrivare ad avere un indice di puntualità del servizio su tutti i fattori con cui il servizio si esercita, che sia quello, diciamo, che si aspetta il cittadino. Questa è la sfida che possiamo porci come obiettivo principale, perché poi questo rimette in moto, no, come soddisfazione dell'utente, rimette in moto il circolo virtuoso che con il concordato si è riaperto, no? Con la fine del concordato si è riaperto, cioè la possibilità che le migliori tecnologie, i migliori fornitori e i migliori progetti possano essere messi in campo da un'azienda che per dimensioni lo merita, ma spesso nel passato non ce l'ha fatta.